Ciao ragazzi e benvenuti su Cinema Graffiti. Ho appena ritirato il bottino settimanale, non è un grosso bottino a livello numerico, ma dovremmo avere sicuramente qualche titolo interessante. Ci sono tre pacchetti che provengono da Amazon e due che potrebbero provenire, uno da Vinted e uno da eBay. Uso, o meglio, il condizionale perché non ho seguito il tracciamento e siccome avevo del materiale ordinato appunto sia su Vinted che su eBay, non so che cosa di preciso mi è stato capitato. Tra l'altro anche da Amazon c'è un pacchetto che non ho ben identificato e poi ho del materiale aperto che vi mostrerò giusto per completezza, ma prima di cominciare volevo ed è ecco doveroso un mio ringraziamento perché di fatto abbiamo raggiunto i 500 iscritti. Per me è veramente un traguardo importantissimo, quindi vi ringrazio tutti con il cuore proprio per il sostegno che mi state dimostrando già da un po' di tempo e davvero non avrei mai pensato di raggiungere 500 iscritti in così poco tempo. Spero che appunto i miei contenuti vi piacciono e sicuramente ci sarà il mio impegno a migliorare sempre di più i video che andrò a realizzare, ma ci saranno altre novità. Diciamo che andrò poi a girare un video vero e proprio di ringraziamento per i 500 iscritti. Non appena, diciamo, un tassello sarà ultimato, spero il prima possibile, e quindi attendetevi un video di ringraziamento speciale, e questo sarà giusto per scandire il fatto che sono sempre alla ricerca di migliorie e sono sempre alla ricerca di portare contenuti, diciamo così, innovativi. Perché mi diverto e perché comunque mi fa veramente piacere interagire con voi. Ormai, insomma, con tanti di voi ci si iscrive anche privatamente e questo, diciamo, è stato il mio obiettivo fin dall'inizio, cioè creare una community in cui scambiarsi curiosità sul cinema e sull'home video. Quindi, ancora una volta, un grazie di cuore, ma per questo appunto ci sentiremo presto. Partiamo quindi con lo spacchettare i pacchetti chiusi. Prima però vi mostrerò quello che il materiale che ho aperto. Allora, in primis l'arrivo della settimana importante è stata questa edizione appunto di Non aprite quella porta, collana Midnight Gold, e appunto lo dico ancora una volta per chi non avesse visto il mio precedente video unboxing, questa edizione contiene il nuovo master 4K dedicato al film. Ovviamente il cofanetto, diciamo così, è già stato spacchettato perché ho girato il video unboxing e per cui e lo ribadisco, se non avete visto il precedente video, andatevelo a sbirciare perché davvero questa è un'edizione secondo me interessante. Poi sempre da Amazon mi sono arrivati allora due film e sono già aperti semplicemente perché, come mi capita tante volte, e diciamo che io da Amazon non acquisto solo film, ma anche prodotti di altra natura, e per cui questi due film mi sono arrivati all'interno di un pacchetto che conteneva appunto articoli che nulla c'entravano con l'home video. Allora, il primo è un film in DVD, edizione. Se non erro, Sinister, sì, è un film che ho visto parecchio tempo fa, è un film di cui custodisco ecco, un ottimo ricordo, da tempo lo volevo vedere, il film Silkwood, uscito non tanto tempo fa in questa edizione, è davvero questo è un bellissimo film. È un film tratto da una storia vera con un ottimo cast. Abbiamo Mary Streep, Kurt Russell e Cher. È davvero un'ottima storia ed è un buon film appunto per conoscere poi una vicenda vera. Film estremamente interessante. Sono sicuro però che tanti di voi questo lo conosceranno perché comunque è un film abbastanza conosciuto. Io comunque l'avevo visto parecchi anni fa e ho deciso appunto di recuperarlo per potermelo rivedere. Poi sto andando avanti appunto con i recuperi dedicati ai film in alta definizione di Wim Wenders e ho recuperato Nel corso del tempo.
Altro grandissimo film, anche questo già visto, film che avevo in collezione in edizione DVD, per cui sono andato ad upgradarlo. Adesso diciamo delle uscite CG me ne restano due da recuperare, Lisbon Story e Buena Vista Social Club, e poi dovrò cercare di recuperare in edizione RHV perché diciamo, non so se la CG prima o poi lo ristamperà, ma per il momento non è stato annunciato. Il film è così lontano, così vicino, è seguito del bellissimo Il cielo sopra Berlino, anche così lontano, così vicino, comunque è un film capolavoro per me. E appunto, dopo tutti questi Blu-ray, siccome così lontano, così vicino, ce l'ho in collezione in DVD, qualora appunto mi dovesse capitare la vecchia edizione RHV, ovviamente la acquisterò senza pensarci due volte. E questo comunque è un altro grandissimo film, un altro gioiello che entra nella mia collezione. Come sempre, bellissime cover Scanavo, e per cui è un altro tassello dedicato ai film in HD di Wenders. Poi, ultimo titolo, domenica scorsa sono passato al mercatino, non ho trovato tantissime cose nuove, ma un titolo l'ho portato a casa, un grande classico che mi mancava in collezione, La Tunica. Anche questo è un film ovviamente che non necessita di particolari presentazioni. Film che ho visto tanti anni fa, film che non ho mai più rivisto, e sono ben contento di portarlo in collezione. Questo è un titolo sicuramente che ci sta in una collezione home video. E davvero prima o poi me lo andrò a rivedere. Tra l'altro, copia tenuta benissimo, sia il disco che tra l'altro ancora all'interno un opuscolo contenente vari film usciti, e per cui un altro bel pezzo che porto in collezione. A questo punto possiamo aprire i vari pacchetti, passiamo a questo e vediamo a questo punto che cosa contengono, perché sono molto sincero. Allora, io tante volte appunto ordinando parecchio materiale non mi ricordo che cosa arriva, però mi sono incrociato con un po' di acquisti tra Vinted e eBay, e per cui non so effettivamente che cosa ho ricevuto. Allora, in realtà questo non arriva né da Vinted né da eBay, ma da Amazon. Sì, perché questo è un acquisto che ho fatto presso un rivenditore terzo, per cui no, da Vinted direi che allora questa settimana probabilmente non ho nulla, perché l'altro pacchetto dovrebbe essere un ordine che ho fatto su eBay. Questo è un grande classico, film che ho visto anni fa, che non ho mai più rivisto. L'edizione non è il massimo, edizione San Paolo, però è un film che mi era piaciuto tantissimo. Un condannato a morte è fuggito, e questo è un acquisto che ho fatto presso appunto un rivenditore terzo su Amazon, e film titolo usato. Vedo che ha un pochino qui di colla sulla cover esterna, ma queste cover singole, per così dire, vergini, ecco, se le ho sempre di scorta proprio per poterle sostituire quando vado ad acquistare titoli usati. E tra l'altro il bollino si ha, in questo caso è attaccato al flyer sotto, per cui andrò appunto a sostituire la cover, visto che ha questa etichetta rimossa. Questo è un film che sicuramente tantissimi di voi conosceranno. Questo film è uscito anche in edizione della AR, edizione più recente di questa, e ho trovato questa edizione disponibile, usata a poco prezzo, ho pagato, mi ricordo, 7-8 euro spedito, e siccome appunto anche quello dell'R era fuori catalogo, ho trovato questo. E la cover appunto non è un granché, però è un'edizione comunque vendita e che porto in collezione molto volentieri, perché appunto il film non si discute e comunque è la prima edizione di quest'opera. Poi a questo punto apriamo questo pacchetto, che questo poi magari mi sbaglio anche in questo caso, ma in realtà non dovrebbe essere un arrivo di Vinted, ma bensì appunto da eBay. E questo, se non erro, contiene un film sicuramente interessante che mi mancava in collezione, ed è un'opera che
presto riporterò sul canale e vi spiegherò poi perché. Sì, è questo il film che aspettavo. Ho recuperato, in questo caso si confermo da eBay, il film Holy Smoke. Film che mi era assolutamente piaciuto ed è un film diretto da Jane Campion. Stavo dicendo che questo titolo lo riporterò presto sul canale perché era l'ultimo film che mi mancava per completare la filmografia in un video appunto della regista Campion, e con questo sono pronto appunto poi per girare il video monografico, perché è una regista che a me piace tantissimo. Anche questa è una grandissima opera, titolo fuori catalogo, che però ho recuperato una cifra modica, adesso non ricordo se spedito sui 12-13 euro. Tra l'altro è una copia che è stata sigillata, però titolo anche in questo caso dovrebbe essere usato, ma adesso vado a vedere, sì confermo, però mi sembra che sia comunque assolutamente ben conservato, perché vedo che la cover sotto mi sembra assolutamente intonsa. E quindi un'altra opera decisamente importante che entra in collezione, e come dicevo vi porterò presto il video monografico dedicato appunto a Jane Campion. A questo punto passiamo ai tre pacchetti che mi arrivano da Amazon, e partiamo con il primo. E qui sinceramente sono anche un po' perplesso, perché stavo cercando di ricordare esattamente che cosa sia contenuto in questi pacchetti e non lo ricordo. Allora, qui abbiamo un ottimo arrivo per un film in Blu-ray, edizione spagnola, che però contiene la lingua italiana, e tra l'altro è un film in edizione numerata, ed è Il bacio della donna ragno. Grandissimo, grandissimo film, e questo appunto in Italia era disponibile in edizione DVD. Ho il dubbio però che questo film in edizione Blu-ray, però potrei anche sbagliarmi, adesso lo andrò poi a verificare, fosse stato annunciato come collana Sinister, però appunto ho recuperato questo per 20 euro spedito appunto su Amazon, l'ho trovato dall'Inghilterra ma senza spese doganali, trovato appunto dall'Inghilterra anche se è un'edizione spagnola, e come potete vedere è numerato in 1600 copie, e poi dovrebbe contenere all'interno delle cartoline. Comunque il film anche in questo caso è un film indiscutibile, per me una grandissima opera. Qualora vi dovesse interessare, ecco, una panoramica di questa edizione, me lo scrivete nei commenti e magari vado poi a girare un piccolo video unboxing, perché è comunque un'edizione limited. Sono molto molto contento quest'opera di portarla in collezione, perché tra l'altro da un po' di tempo volevo rivedere il film e non avevo, o meglio all'epoca acquistato l'edizione DVD, e quindi insomma mi sono rifatto con questa edizione Blu-ray, e per cui sono estremamente contento. Quindi passiamo al secondo pacchetto proveniente da Amazon e vediamo qui che cosa contiene. Qui abbiamo una steelbook che appunto sancisce anche la mia progressione nel recupero di tutte le opere dedicate a Miyazaki, e ho recuperato Principessa Mononoke. E a questo punto sono ancora tre le opere di Miyazaki che mi mancano in steelbook per completare appunto tutte le steelbook dedicate a Miyazaki, ma anche poi quelle che erano uscite appunto legate alle opere dello studio Ghibli, che avevo già completato, per cui con tre steelbook avrò tutta la collana completa. Poi magari quando questa collana sarà completa andrò a girare un video dedicato proprio per farvi vedere un po' tutte queste steelbook, che a me comunque piacciono tantissimo. E fortunatamente, e questo lo ribadisco magari per chi non ha visto i miei precedenti video, queste steelbook sono state recentemente
vignette ristampate, prima erano tutte steelbook fuori catalogo, sono state ristampate con le stesse grafiche, cambiano in alcuni casi leggermente le tinte, ecco, del colore, ma le steelbook sono quelle, e appunto con questa ristampa posso andare a colmare appunto tutti quei buchi che in passato mi si erano accumulati perché non le avevo prese tutte al day one, avevo cominciato a prenderle un po' alla volta, poi erano andate fuori catalogo e avevo poi pezzato con l'acquisto delle classiche edizioni HD e Slim, e adesso appunto sfruttando queste ristampe sono ben contento un passo per volta di completare tutta la collana di queste steelbook, e quindi anche Principessa Mononoke entra in collezione, e tra l'altro veramente un grandissimo film. Passiamo all'ultimo pacchetto, e anche in questo caso non ho veramente idea di che cosa contenga. E qui, ok, non ricordavo che mi dovesse arrivare, questa è la novità della settimana, quindi la settimana, diciamo, è così sancita da due novità. Non solo, non aprite quella porta della Midnight, sto controllando che sia integra, anche perché è una steelbook, direi di sì, e mi è arrivata la seconda novità, che è Ghostbusters Minaccia Glaciale. Questo film è uscito poi in due varianti come steelbook, non li ho voluti acquistare tutte e due perché non posso sempre prendere tutte le variant, e ho acquistato comunque questa cover perché mi piaceva di più, ma comunque quella che si sposa meglio secondo me con le grafiche delle precedenti steelbook, e per cui con questo pezzo vado comunque a completare la collana, almeno completare la collana per quanto riguarda le uscite sino ad oggi. Io ho tutte appunto le steelbook della saga di Ghostbuster, davvero sono steelbook comunque anche in questo caso molto carine. Poi questo film era stato distribuito anche con steelbook e più un gadget, era in questo caso disponibile, non ricordo se solo sul sito Film & More della Eagle o forse anche su DVD Store, diciamo però che in questo caso insomma mi sono accontentato della steelbook semplice perché comunque anche questa settimana ho recuperato svariate altre cose, ci sono in arrivo anche un paio di acquisti importanti da Vinted, e per cui insomma mi sono un po' limitato con altri acquisti. Con questo appunto siamo arrivati alla fine di questo video acquisti, non è tantissimo materiale ma secondo me ci sono cose interessanti. Come sempre scrivetemi qui sotto nei commenti qualsiasi vostra considerazione o domanda, ancora un grazie di cuore a tutti voi e davvero sono molto contento dei 500 iscritti. Se il video vi è piaciuto mettete un like, e mi raccomando, se ancora non lo fate, seguite il mio canale perché io sempre cercherò di portare contenuti interessanti. Con questo è tutto, un saluto e ci vediamo nel mio prossimo video.